for Team Sky, Elia Viviani. Elia Viviani. No, abbiamo visto che è successo qualcosa sulla parte destra nel tunnel, ma siamo andati dritti. Era proprio il momento in cui noi avevamo deciso di fuori dal tunnel, era un po' un checkpoint per noi dove bisognava fare la rimonta sulla sinistra e, se non prendere la testa, arrivare nelle prime 10 posizioni. Ecco, Golash lì ha fatto un lavoro perfetto, seguito poi dal lavoro di Swift, e, di Fan e di Swift, quindi non ho visto cosa sia successo. Ho visto che Cav non so se l'ha schivato, se ci è andato vicino per poco, perché era assieme a noi sulla sinistra con noi del Team Sky, quindi ho visto solo che si era creato questo buco negli ultimi 500-600 metri con Bennati e Collar con una ventina di metri di vantaggio, e Nizzolo che non ha voluto, cioè aspettava che qualcuno chiudesse questo buco, ecco, quindi io che avevo due uomini sicuramente abbiamo fatto un lavoro perfetto nel chiudere quel buco e usare proprio la loro scia per lanciarmi negli ultimi 200 metri, forse meno anche. Allora, una stagione fondamentale per due motivi. Una, perché ci sono degli obiettivi veramente importanti, quindi il provare a vedere a che punto sono con le classiche. È un paio di anni che voglio provare a vedere dove arrivo, per poi, come sapete, dopo Rio ci saranno comunque degli anni tranquilli con la pista, dove mollerò un po' la spina con la pista, e vorrò proprio cercare, visto che comunque fra domenica compio 27 anni e penso che siano gli anni migliori ora per provare nei prossimi due anni a puntare veramente alle classiche, quindi Sanremo, Gambelbegen, provare a vedere dove posso arrivare, perché vorrei mettere qualche classica nella mia carriera, vincere qualche classica. Quindi è un anno fondamentale per vedere questa cosa ormai imminente, per un, se non ultimo, per la prima parte della mia carriera, ultimo assalto alla maglia iridata mondiali pista il mese prossimo, per poi pensare al Giro d'Italia, che diventa l'obiettivo principale della mia stagione su strada. E dal Giro d'Italia in poi ho due mesi dove molto probabilmente farò quello che non ho fatto per le Olimpiadi di Londra, quindi due mesi e mezzo dove sarò praticamente sempre in pista, e proprio per giocarmi tutte le carte possibili e immaginabili a Rio.